ma molto lavate giù ma si tradisce un nuovo formato. Un passato difficile anche per Davide Cerullo, un passato di miseria, droga e microcriminalità. Poi il desiderio di riscatto per sé e per tutti i bambini nel difficile mondo di Scampialevele a Napoli. Nasce così il progetto L'Albero delle Storie, una ludoteca e un centro sociale e culturale per famiglie intere. Cerullo è la dimostrazione vivente di una nuova possibilità in qualsiasi contesto, anche il meno congeniale. Tutto questo grazie soprattutto alla fede che gli ha dato la motivazione giusta per sperare in un futuro diverso e migliore. Questa è la sua storia. Pericolosa, ne tengo due in gola perché narra boss. O prima amore lavate giù ma si tradisce un nuovo formato. Il peggio nasce dalla facilità in cui, non avendo avuto la possibilità di essere un bambino in un quartiere fragile come Scampia, non è stato difficile appunto entrare a far parte del girone infernale della malavita organizzata. Ma altrettanto poi c'è stato l'impatto con l'istruzione, con la poesia, con i libri, con Pasolini, con Danilo Dolci, Nelson Mandela, che con quelle parole, con quell'incontro o con quello essersi ritrovati dalla forza sanitaria delle parole di queste persone, ho potuto convincere me stesso, cioè rendermi consapevole della grandezza che mi portavo dentro, e quindi con quella grandezza convincermi della possibilità che potevo venirne fuori, che potevo vincere, che non ero irrecuperabile. Gli irrecuperabili non esistono, sono solo un'invenzione della nostra cattiva volontà. Quindi arrivare a fare questa scoperta di essere più forte di qualsiasi altro potere, questa è una cosa, questo vuol dire essere liberi, questo vuol dire essere felici, no? E, a noi ci possono rubare la borsa, il cellulare, il denaro, ma c'è una cosa che non ci può togliere nessuno, non ci può rubare nessuno, nessun potere, è la parola. E quindi avendo questo possiamo affrontare tutti e tutto. Nono di 14 figli, un'infanzia vissuta a Scampia, Cerullo viene arruolato da bambino nella malavita che lo condurrà nell'infernale ingranaggio del sistema camorristico. All'età di 14 anni brandivi una pistola, poi al posto della pistola sono arrivati libri che ti hanno in qualche modo salvato la vita, ma anche la stessa fede. Nella tua biografia si legge di un Vangelo trovato su un comodino al carcere di Poggio Reale. Qual è stata davvero la scintilla che ti ha fatto cambiare per sempre la vita? Ma non c'è stato, credo, un momento preciso, diciamo è qualcosa di graduale, ma questo non basta una vita per sperimentarlo del tutto o arrivare a un traguardo, non c'è un traguardo. Noi siamo tutti, anche chi insegna a scuola o dice di insegnare, è un eterno apprendista, c'è sempre da imparare, c'è sempre da scoprire. Io sono uno che è in cerca di un grande forse, ho tantissimi dubbi. E una cosa è certa per me, che la vita è una cosa seria, una cosa meravigliosa, e quindi non va sprecata, non va venduta, non va resa utile. E quindi convenga aprire gli occhi sul senso vero della vita. Da bambino, da piccolo, sognavo di avere una pistola, oggi da grande sogno di essere un bambino. Cioè, e quindi recuperare un po' quella leggerezza, quel senso dello stupore di fronte alle cose semplici, normali, che nella vita di un bambino, di un adulto, nella vita di una persona in generale, ci devono essere per far sì che quella vita possa essere una vita riuscita.
Sono capace Orione aspettando che arriva su carica che sostanza. O chiamiamo viaggera speranza perché ci salvassimo a tambaranza. Bella e buona finanza. Due cazzotti in dei tempi e gerozzi che svenuti in terra. Ma chi c'è la mano ad angolo, manita Michele, ma riga, ma come sei per me? Dopo aver pagato il suo conto con la giustizia, Davide, già uomo nuovo, trova la sua seconda casa a Modena. Napoli, Scampia e la Camorra sono lontani, a distanza di sicurezza. Davide ora vive sereno con la sua famiglia, ma c'è qualcosa dentro che lo rende ancora maledettamente inquieto. Una volta affrancato dal quartiere difficile di Scampia, per Davide Cerullo sarebbe stato anche fin troppo facile starsene nel suo mondo ormai salvo. Invece un giorno Davide decide di tornare lì. Come mai? Ma sono tornato lì, c'era stato un omicidio proprio in una delle vele di Scampia, nel mio quartiere. E quell'omicidio, il fatto che era stato diciamo commesso in una delle vele dove io ho vissuto per tanti anni, il fatto che questa persona ammazzata, forse una persona che io conoscessi da 30 anni, diciamo quella cosa mi ha un po' scosso, mi ha un po' chiamato a responsabilità, dico no, mi sono sentito veramente interrogato, perché ho toccato proprio con mano come se fosse successo in casa mia, e quindi quell'omicidio, il fatto che ci fosse, ho sentito che ci fosse bisogno di una continuità rispetto al mio cambiamento, cioè c'era qualcosa che doveva ancora succedere, c'è stato un prima, un durante, mancava il dopo, e quindi ho pensato, mi sono sentito chiamato a mettere a disposizione la mia quota di responsabilità, e quindi ho detto voglio tornare a Scampia con i miei figli e con la mia famiglia, e quindi sono tornato. Sono tornato pensando anche che il problema forse è la Camorra a Scampia, invece poi tornando mi sono reso conto che non era la Camorra il problema, il problema erano quelli che dicono di combatterla la Camorra. E quindi perché le mafie in generale per esistere e resistere hanno bisogno di degrado, di abbandono. E Scampia c'era, perché c'era qualcuno che lo permetteva. E quindi permettendo questo si permette alla Camorra di esistere, resistere e fare dei danni. E credo che a Scampia, come nelle Scampie del mondo, abbia fatto più danni l'assenza dello Stato che la presenza della Camorra. O prima amore la fate più male, si tradisce un nuovo formale, o prima amore. Dopo essersi formato come educatore, comincia intanto a mettere nero su bianco i suoi pensieri, le sue riflessioni. Scrive un primo libro, Ali bruciati, Bambini di Scampia, e poi, non contento di essersi salvato, decide che è giunto il momento di provare a salvare e fonda la ludoteca L'Albero delle Storie, nel cuore di Scampia. Quindi siamo tornati con molta semplicità, con molta normalità, perché pensiamo che una ludoteca, uno spazio gioco a Scampia deve esistere, ci deve essere, perché è normale che ci sia. Io quello che faccio non lo faccio perché sono a Scampia, e non voglio che quello che faccia passa come fatto straordinario, io passi per un eroe, no, noi facciamo delle cose ordinarie e magari da queste cose ordinarie nascono delle cose straordinarie. È normale che ci sia una scuola che funziona, è normale che ci sia uno Stato, una Chiesa, una comunità che mette in campo la sua responsabilità, soprattutto verso i più piccoli, perché il crimine più grande che si possa commettere contro l'umanità credo che sia quello di non permettere a un bambino di essere un bambino. I bambini dovrebbero fare tutto giocando. E da qui nasce appunto il progetto L'Albero delle Storie. Ecco, come va questo progetto? Intanto quanti ragazzini frequentano questa ludoteca e che risposta hai avuto dai residenti? Ma L'Albero delle Storie è un posto magico, lo stiamo rendendo più magico possibile, perché i bambini
hanno bisogno della magia, hanno bisogno della possibilità di potersi stupire, soprattutto in un quartiere che è fragile, spesso non si presenta come luogo, spesso è un non luogo, Scampia. E se è vero che un bambino è il luogo che vive, un non luogo potrebbe diventare una non riuscita per quel bambino. E quindi è un posto dove non è un pronto soccorso, dove la mamma porta il bambino, te lo lascia e se ne va. No, la mamma deve restare lì. Perché molto spesso le mamme, e non solo al sud, anche al nord, le mamme dei figli si preoccupano, ma non si occupano. E quindi vogliamo che le mamme si occupano insieme a noi a fare cosa? Ad aiutare al bambino a fare da solo, per aiutarlo a crescere in autonomia, perché è importante. E non vogliamo mamme che si sostituiscono ai loro figli e fanno al posto loro, no. Perché fare così significa creare degli infelici, ragazzi che un domani non saranno dei buoni papà, non saranno delle buone mamme, perché non lo sapranno fare, perché non sono stati aiutati a crescere in autonomia. E quindi l'albero delle storie fa semplicemente questo. Le mamme ci sono una decina di bambini e quindi 10 mamme, e quindi sono 20. E quindi noi vogliamo investire in piccolo. Non vogliamo investire in grande, in piccolo, e vogliamo con quel piccolo avere un buon rapporto e vogliamo che quel rapporto funzioni. E fare bene il bene, ecco, un bene che serve per far sì che quella vita possa essere una vita riuscita. Non è detto che questo avvenga sempre. E come è vista questa cosa lì nel quartiere? Voglio dire, al di là la società civile, ma purtroppo dobbiamo sottolinearlo, anche come la malavita guarda a questa realtà? Certo che la camorra dà fastidio alla bellezza, la camorra dà fastidio alla poesia, la camorra ha più paura dell'istruzione che delle manette, quindi... potrebbe essere un problema, potrebbe dare fastidio questo metodo, potrebbe dare fastidio questa resistenza civile, no? Ma noi di questo, almeno io non me ne preoccupo, io sento solo il dovere del poeta, no? Il poeta è quello che porta la responsabilità della voce e delle bocche cuscite. E quindi noi siamo una specie di quello che fa il turno di notte per impedire l'arresto del cuore del mondo, e questo lo fanno i poeti, e noi siamo un po' poeti in questo, e quindi stiamo lì e siamo, sì, vediamo, facciamo il turno di notte. Tu mi hai messo spalle muro, e poi mi hai stringuto in canna. Tu mi guardi con l'occhio che indena paura, e poi merita falla. Un tizzone scampato ad un incendio. Questo dice di lui il noto scrittore Henry De Luca, uno che sa tra l'altro molto bene cosa significa aver vissuto un passato difficile. De Luca, Pasolini, il Vangelo e non solo, sono in tanti ad aver salvato la vita di Davide, e lui li custodisce tutti nel suo cuore facendo dei loro mille insegnamenti, nutrimento quotidiano nel non facile rapporto con la realtà. Nel tuo libro Poesia Cruda c'è un pensiero in quarta di copertina di Henry De Luca. Quanto è stata importante l'amicizia con un monumento della bellezza come Henry De Luca? Beh, Henry De Luca è un fratello, è un indicatore di direzione per me. Lui come Christian Bobin, Ernest Pignon, Ernest, un altro grande artista a livello mondiale francese, e questi sono viventi. Poi ci sono i miei idoli di carta, che sono altri libri, Pierpaolo Pasolini, Danilo Dolci, Nelson Mandela, Anna Akhmatova, la stessa Alda Merini. Credo di essere stato riesumato dalle parole di queste persone, ma lo stesso uno dei più grandi rivoluzionari di tutti i tempi, che è stato Gesù Cristo, perché
è un uomo, Gesù, molto concreto, fa degli esempi bellissimi. A me mi ha sempre colpito il fatto che indica il modo di essere umano, no? E racconta, perché Dio si può solo raccontare, non si può insegnare, e lui racconta che un pastore aveva 100 pecore e ne perde una. E cosa fa? Dice, va bene, me ne restano 99. E lui che fa? Lascia 99, cioè lascia un bel numero, no? A noi oggi ci interessano i numeri, le cifre, no? Invece lui lascia, dice che lascia 99 questo pastore per andare a cercare quella perduta. E questa è una bomba. Perché lascia 99 quella perduta? Perché quella perduta vale quanto le 99. E questa è la rivoluzione, questo è l'essere umano. Cioè, noi siamo per l'altro, l'altro è per noi, noi siamo l'altro. E quindi, e questo credo che sia il più grande atto di democrazia e di libertà. Cioè sentire il problema dell'altro come il proprio. E oggi abbiamo bisogno di ritornare a questo modo di essere, se no non combiniamo niente. Questo è inutile chiederlo ai nostri politici, perché gli è proprio difficile assumere questo modo di essere, sembra che sia quasi impossibile. Però la società civile lo può fare. Da Scampia alle periferie abruzzesi la distanza è minima. Fatte le debite proporzioni, cosa c'è di diverso tra i cortili del complesso edilizio Le Vele, nel quartiere più a nord di Napoli, e quelli a ridosso del Ferro di Cavallo, Rancitelli, a Pescara? Anche qui il peccato originale è segnato dalla profonda assenza di un senso di civiltà, dove le istituzioni hanno per troppo tempo dimenticato e continuano a non occuparsene fino in fondo, e dove solo il coraggio di uomini di buona volontà può in qualche modo spazzare via la fitta coltre dell'illegalità. Sta cercando di farlo Davide Cerullo con i bambini di Scampia, attraverso uno specifico percorso educativo, riscoprendo il peso e la bellezza della propria autonomia e il gusto delle proprie responsabilità. È facile immaginare, ascoltando le testimonianze di chi condivide l'esperienza di rinascita al fianco di Davide e dei suoi collaboratori, di quanto ci si possa sentire pieni di gratitudine nel vivere il quotidiano, imparando ad avere rispetto per le regole minime della convivenza civile, e come possa essere fonte di inesauribile ricchezza l'incontro con l'altro, la sua umanità e la sua innata esigenza di bene. Sì, lo ammettiamo, sarebbe proprio bello se ci fosse un Davide Cerullo in ognuna delle nostre così malconce periferie. Ehi, si tradisce un nuovo formato. O prima amore ma lo vuole l'aria. Mai ma ci resi ma vola assai.